sono scritti là sotto: volevo regalarti i biglietti dei Coldplay per il compleanno. Questo post, se voi cercate a Z Facebook, esce prima il link a questo post e poi il link alla pagina Facebook. Lì, a parte non essere il community manager, è divertente in quel caso, perché, nel senso, che fai? Post altamente virale, defocalizzato rispetto alle attività della community, che ha portato tanto spam. In quel momento almeno stoppa la sponsorizzazione, cerca di dare, tanto va da solo, va coi commenti. Il brand non c'è, ha scelto di non intervenire mai. Un brand che rimane muto sui social, che sono il regno del real time, dove ci sono aziende, loro per aziende, che se è successa una cosa del genere, c'è il grafico, lo carichi a manetta, lo carichi, nel senso che lo fai lavorare 24 ore, ti fa la linea editoriale di 3 anni, ti fa, loro hanno scelto di non fare nulla. Cosa avrebbero potuto fare? Io personalmente uno spazzolino a Francesco gliel'avrei mandato, ma anche una cartolina di compleanno, o rispondere alla signora Antonella, non per prendere il giro, gli dico: guardi Antonella, grazie per averci scritto, però se vuole parlare con Francesco questo post è visibile a tutti, perché magari la signora Antonella, cioè non è per prendere in giro, ma non è che la signora Antonella deve sapere per forza come funziona Facebook. Io sinceramente come utente l'avrei gradito, perché magari ho sbagliato. Il brand ha ignorato totalmente la cosa, visto che come marchi su Facebook noi dovremmo avere anche un po' la responsabilità di educare e informare le persone su Facebook stesso. Non sarebbe stata male la cosa. E altra cosa, ti hanno ripreso commenti memorabili, social media epic fail, e tu neanche un like, neanche un vai a dire tranquilli che ci pensiamo noi la signora Antonella. Queste sono occasioni di engagement perse. Voi dite: sì, non è il mio target, perché lì ci vanno solo i ragazzini. Andatevi a vedere la demografica di queste pagine, ci sono software che vi calcolano le demografiche. La demografica di queste pagine è, se non sbaglio, dai 32 ai... è molto alta, 32-45, ok? Quindi lo spazzolino se lo compravano tutti, se lo compravano.